chiesa di San Michele, che si erge all'interno del cimitero comunale di Oleggio, fu la sua parrocchiale sino al XVI secolo, quando venne edificata la nuova chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Il San Michele costituisce una delle principali testimonianze dell'arte romanica nel Novarese, sia in virtù della sua architettura, sia dei cicli di affreschi posti all'interno. La prima testimonianza documentale di una chiesa in Oleggio dedicata a San Michele è del 1973. Ne hanno evidenziato l'esistenza gli scavi archeologici del 2001, con tracce di una pianta a croce e i resti di una torre campanaria. Si tratta dell'antica chiesa di matrice longobarda, sui resti della quale, verso la metà dell'XI secolo, venne costruita l'attuale chiesa basilicale proto-romanica. In una citazione del 1133 si ricorda come, a quella data, la chiesa avesse assunto la dignità pievana. Nel 1347 è ricordata nelle Consignationes redatte dal vescovo di Novara Guglielmo da Cremona come chiesa parrocchiale del borgo di Oleggio. A metà del XV secolo, quando venne costruita la nuova parrocchiale, la chiesa di San Michele cominciò a decadere, rimanendo isolata e assolvendo unicamente alla funzione di cappella cimiteriale. Copiosamente restaurata in epoca barocca, la chiesa rimase in tali condizioni fino al 1897, quando Filippo Ponti scoprì una prima parte del ciclo di affreschi che coprono la chiesa. Nel 1920 venne riportata all'aspetto originale, con l'eliminazione delle modifiche barocche e l'asportazione dell'intonaco esterno, che rimise in vista il paramento murario romanico. Le murature sono composte in prevalenza da ciottoli di fiume disposti a spina di pesce, ma anche da frammenti di laterizi che sottolineano i profili delle finestre e il susseguirsi della decorazione composta da lesene ed archetti pensili. La curiosa asimmetria della facciata è dovuta alla presenza del più antico edificio che fu inglobato all'inizio dell'attuale navata destra. Gli storici ipotizzano che attorno al VII secolo fosse già presente la dedicazione a San Michele, il cui culto si andava diffondendo tra la locale popolazione longobarda. La struttura interna, semplice e monumentale al tempo stesso, è caratterizzata dalla presenza di tre navate concluse da altrettante absidi semicircolari. Lo spazio è scandito da quattro ampie arcate, l'ultima delle quali accoglie il presbiterio sopraelevato. Al di sotto di quest'ultimo si trova un vano sotterraneo, articolato da sei pilastrini, su cui si innestano piccole volte a crociera. Si tratta dell'unico esempio di cripta romanica rimasta nell'area novarese.
chiesa di San Michele presenta un grandioso ciclo unitario di affreschi, databile attorno al 1060, tra i maggiori del periodo romanico in Italia settentrionale, il cui ultimo restauro risale al 1984. In controfacciata si dispiega una grande rappresentazione del giudizio universale, con al centro la figura, ormai quasi illeggibile, del Cristo giudice. Ai lati troviamo le figure di angeli e santi con la Vergine Maria, degli apostoli e dei monaci. Più in basso, sulla sinistra, a fianco della porta d'ingresso, troviamo tre figure di patriarchi che reggono le anime dei beati. A destra doveva trovarsi la raffigurazione delle anime dei dannati, oggi completamente perduta. Altri affreschi romanici occupano le pareti laterali. Su quella a destra si osserva una scena che ha luogo in un ambiente urbano e che può essere interpretata come il rinvenimento del corpo di un santo. Sull'altro lato sono sopravvissuti solo frammenti di affresco, tra cui una bella immagine della Madonna Addolorata. Assieme alle immagini sacre troviamo decorazioni con motivi geometrici e suggestive immagini del mondo animale, inserite nel ciclo di affreschi per il loro significato simbolico. Un altro importante ciclo di affreschi popola l'abside centrale. Vi troviamo, debolmente leggibile, la figura del Cristo Pantocratore. E sulla sinistra, posta accanto alla mandorla che lo racchiude, l'immagine di San Michele Arcangelo che guida una schiera di angeli. Sulla destra si intravede oggi solamente quella che doveva essere la figura della Madonna riccamente addobbata secondo i canoni dell'arte bizantina. Più in basso, sotto una decorazione a nastri e motivi floreali, troviamo, fra miste a resti di affreschi di fine 400 che vi erano stati sovrapposti, le scene di recente lettura legate alle apparizioni di San Michele Arcangelo nel Gargano. Vi si riconoscono l'episodio del pastore che, dopo aver scagliato una freccia contro un toro fuggito dal suo gregge, viene colpito dalla stessa freccia che torna misteriosamente indietro. L'episodio successivo, tratto dallo stesso libro, mostra San Michele alla testa di un gruppo di sipontini armati in guerra contro i napoletani. Gli affreschi romanici, possiamo ammirare nella basilica altre opere pittoriche. Sopra l'arcaico altar maggiore si trova una crocifissione con la Madonna, Maria Maddalena, San Giovanni Evangelista e San Michele Arcangelo, datata 1587. Nel catino dell'abside destra troviamo un altro Cristo Pantocratore in una mandorla sorretta da figure di angeli. Nulla si conosce riguardo alla committenza di cicli di affreschi così ricchi ed importanti. Gli artisti impegnati nell'impresa decorativa mostrano di sapersi muovere con sicurezza sulla scia della tradizione della pittura bizantina. Alcuni dipinti di maggiore valore si trovano sui pilastri della navata centrale. Una resurrezione del Cristo, databile tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo, opera della bottega novarese del Cagnola. Sul primo pilastro, entrando a destra, è raffigurato un San Michele Arcangelo dipinto dal pittore di origine polacca, ma oleggese di adozione, Johannes Maria de Rumo, attivo verso la metà del XVI secolo. La struttura architettonica della chiesa di San Michele è di tipo basilicale ed è riuscita a conservare nel tempo lo stile romanico e il suo fascino arcaico. Thank you.